Gas, capo economista di Tigers Financial Partners. Buon pomeriggio Gian, ben ritrovato. Buongiorno. Ecco, partiamo da tutto ciò che accade in Ucraina. C'è ancora speranza per qualche risoluzione diplomatica? Perché in Europa si specula tanto, le persone sono scontente, i business sono scontenti, lo ha detto anche oggi il ministro dello sviluppo, che si rischia la chiusura delle fabbriche a causa del prezzo del gas. Giorgetti ha detto imprese a rischio per beni essenziali, servono stoccaggi. Quali sono, diciamo, gli scenari a tuo avviso? Ma lo scenario, secondo me, effettivamente è quello di sempre, di una Mosca che continua a dire no, di una Mosca che dice sì, siamo pronti a parlare, però poi non parla, di signor Zelensky che continua a chiedere l'immediata ammissione alla NATO, nonché all'Unione Europea, anche queste posizioni completamente non realiste, e dunque chiaramente io credo che il momento non ti faccia assolutamente nulla. È una situazione estremamente semplice, secondo noi Russia finge di negoziare, però nel contempo avanza, e nel contempo esattamente come noi avevamo tracciato, sfortunatamente si avvera il nostro pronostico, sta passando da una guerra che loro sedicente, ossia miravano solamente gli obiettivi militari, e oggi stanno passando per la tattica siriana che è di seminare il terrore tra la popolazione. Ricordiamoci, Mariupol secondo me sarà chiaramente la prova del 9, l'acid test, come dicono gli Stati Uniti, per l'Occidente. Stanno succedendo cose terribili a Mariupol, 400 milioni di persone assediate, bambini che muoiono di freddo, hanno bombardato un ospedale, e questa sarà la prova, il momento della verità secondo me per l'Occidente, se intervenire o no. E noi finora non siamo intervenuti, abbiamo detto non vogliamo un'escalation, non vogliamo fare la no-fly zone, non vogliamo darvi gli aerei che prima erano tra la Polonia e noi li avremmo sostituiti con nuovi F-16, anche questo non si fa. E dunque chiaramente sono loro hanno oramai, i russi, praticamente carte blanche, e noi abbiamo riconosciuto di fatto le sfere di influenza. Ci sono tre livelli di negoziato qui, bisogna essere molto chiari. Il primo livello fu quello in Bielorussia. Abbiamo visto arrivare una delegazione ucraina di alto livello confrontata dall'altra parte con un ex vice ministro della cultura, se non vado errato, Sofia Russo, per cui chiaramente c'è una simmetria molto forte e lì non si è concluso niente. Poi c'è questo discorso chiaramente tra i ministri degli esteri, che forse è positivo per il mero fatto che sia avvenuto, e poi ci sarà il vero confronto, è l'unico che conterà, e sarà tra Putin e Biden, secondo me, perché Putin dice guardate, a me non mi interessano questi discorsi qui tra mandatari, tra emissari, io voglio parlare proprio con colui che detiene proprio le azioni con diritto di voto, il famoso voting stock, e questo sarà Biden. Io vedo una lotta molto difficile, vedo molte atrocità, e credo che adesso loro passeranno, i russi, da una tattica Siria a la tattica Cecchia, e vedremo cose terribili, e sarà una dura prova per l'Occidente, e lì veramente bisogna prendere una decisione. Sì, senz'altro, poi ovviamente bisogna anche dire che queste sanzioni pesano anche all'Occidente, non sono alla Russia, giusto. Ed è veramente difficile trovare un equilibrio, perché diciamo che il popolo inizia ad essere un po' in disaccordo con tutto ciò che hanno deciso le istituzioni, c'è lo stesso spirito in America o meno? Ma io credo che io effettivamente è che negli Stati Uniti sì, la benzina aumenta, però c'è un grandissimo sdegno, credo che sta succedendo in Ucraina, chiaramente tutti sono molto spaventati, siamo molto sconcertati. Dunque, per il momento penso che più o meno ciò tenga dal punto di vista della politica estera. Quello che può essere il problema a questo punto sarà il voto per il congresso, che si avverrà in novembre di quest'anno, e allora lì veramente c'è una forte pressione. Che cosa succede? Succede questo, c'è una spaccatura elettorale nei rapporti della costa della benzina. Allora, nelle zone rurali che tendono a essere a basso reddito ci sono chiaramente meno mezzi di trasporto pubblici e dunque la gente guida di più. Dunque noi abbiamo questa combinazione fatale potenzialmente per i democratici: guadagnano di meno ma guidano di più, dunque gran parte del loro reddito deve essere devoluto, chiaramente usato per l'acquisto della benzina, e vediamo già che questo può essere un fattore elettorale molto importante per Biden, assieme all'inflazione che abbiamo visto stamattina, forte aumento dei generi alimentari. Ricordiamoci che l'inflazione va a colpire i meno abbienti, ossia che poi devono decidere se comprare cose essenziali o no, ossia sì, scontento, no, diciamo a questo punto per un alleggerimento delle sanzioni. E ricordiamoci che qui negli Stati Uniti noi abbiamo fatto questo grande atto: non compreremo più il petrolio russo, che insieme ai derivati di petrolio l'8% del nostro fabbisogno non è enorme, lo possiamo sostituire già un terzo con il Canada, abbiamo delle capacità noi anche nel Permian Basin, forse non immediate ma accessibili, ossia il vero problema è chiaramente in Europa, il vero problema è in altri paesi, e noi siamo un po' sconcertati qui che vediamo l'Europa che ci presenta un piano
qual è il piano europeo, come disse una volta, questo è un piano, secondo me, redatto su una pagina del quaderno di seconda con le grosse righe per ridurre la dipendenza dal gas russo. Nel frattempo noi, io sono doppia cittadinanza anche l'Unione Europea, stiamo letteralmente alimentando i denti che ci stanno mordendo. No, questo è il vero problema. No, è vero, concordo. Praticamente gli europei pagano, diciamo, Putin per poter proseguire con questa guerra. E come no? Da una parte fanno le sanzioni e poi dall'altra parte pagano il gas russo, ed è una situazione ridicola, però altrettanto difficile, per carità. Andiamo a vedere rapidamente anche la situazione degli Stati Uniti in termini di inflazione. Come abbiamo visto oggi, in linea con le attese, però tocca nuovi massimi da più di 40 anni, al 7,8%, 0,8% su base mensile, e decisamente Fed sotto pressione, perché nel frattempo il presidente degli States ha deciso di proseguire una politica estera molto aggressiva nei confronti della Russia, banando appunto le importazioni di gas e petrolio. Ecco, che cosa possiamo attenderci da parte di Powell, anche perché sembra che in termini di inflazione questo non è il picco. Ma insomma, effettivamente vedere quando furono redatti, diciamo, preparati questi dati, ossia noi vediamo una settimana di questi dati che corrispondono, diciamo, all'inizio dell'invasione russa in Ucraina, ossia qua una settimana c'è, e vediamo già un forte aumento. Vediamo anche, per esempio, sul prezzo dei generi alimentari. Ricordiamoci, noi tutti parliamo chiaramente forse del petrolio, perché noi siamo paesi più abbienti, dove forse guidare è più importante, perché è un fondo lusso, ma ricordiamoci che gran parte del mondo la cosa più importante non è guidare, ma mangiare, ossia questo è estremamente importante. Quando abbiamo due paesi, la Russia e l'Ucraina, che fanno il 40% dell'export globale di prodotti che si utilizzano per fare il bene più essenziale a tutti gli esseri umani, che è il pane, lì abbiamo dei grossi problemi. Ma qui lo stiamo vedendo lentamente, ossia io penso che lì il vero discorso sarà negli Stati Uniti, sarà arginare l'inflazione per la Federal Reserve. Loro continueranno sulla loro strada, non indietreggiano, dicono io devo decidere tra forse contrattaccare, ossia sferrare un colpo a un potenziale rallentamento dell'economia tramite guerra in Ucraina per diversi motivi, e frenare l'inflazione. Questi frenano l'inflazione, secondo me loro vanno avanti, e vedremo anche dalle minutes che poi usciranno da questa prossima riunione, secondo me alcuni che diranno sai forse bisognerà fare di più qui. Ossia, io non credo che si desistano, assolutamente no, io non credo che ci sarà un zero rate decision, assolutamente no, davanti a questi dati, anche quelli precedenti vorrei dire, non solamente questi usciti stamattina, loro devono proseguire, non sarebbe accettabile, a quel punto sarebbe una reazione del mercato estremamente negativa, perché la gente penserebbe, oddio, non l'hanno fatta adesso e dovranno raddoppiare dopo con uno shock molto più forte. Ricordiamoci, qui il mercato del lavoro è estremamente forte, i dati americani non sono troppo male, la gente continua a spendere perché hanno questi grossi risparmi, hanno anche la rivalutazione sui cespiti immobiliari che dunque lo possono anche fare, e dunque c'è questo famoso wall of cash. Qui il mercato del lavoro è molto forte, qui vuoi lavorare, lavori in 8 minuti secondo me, ossia, questa è una situazione molto 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 forte. Quindi bisogna vedere quale sarà l'impatto della guerra in Ucraina. Io credo che sarà minore negli Stati Uniti per il semplice motivo che questa è un'economia piuttosto chiusa, paragonata chiaramente a quelle europee, per quel che riguarda il commercio estero. Non siamo focalizzati sui servizi che utilizzano una bassa percentuale di materie prime, ricordiamocelo. C'è sempre una forte domanda di beni con catch up, lì ci può essere un contraccolpo sulle catene di rifornimento, ma qui siamo abbastanza bombardati ed isolati, e anche con un sistema bancario piuttosto forte. Ecco, questo era un punto importante, poi per carità dal punto di vista risparmi ce ne sono tanti anche in Italia, anzi forse il paese con più risparmiatori all'interno dell'Eurozona, ciò giusto, detto giusto. Non è che salva le persone dalle bollette che ci arrivano ogni due mesi, io direi anche un po' bollette spaventosi, ecco, luce e gas sì. Ovviamente. Allora, sotto questo punto di vista abbiamo visto nei scorsi giorni che Biden ha cercato di trovare altro alleato, perché ovviamente sì. È stato aggressivo in termini di sanzioni, ha cercato un riscontro da parte degli Emirati Arabi e da parte del King Salman.
che è il re appunto dell'Arabia Saudita, nulla di fatto, cioè lo hanno proprio snobbato. Biden non ha una grossa immagine in termini di politica estera, bisogna dirlo, quasi un po' imbarazzante, dico. Almeno così lo percepiscono gli stranieri, per carità, magari poi non lo Io sia. sono d'accordo. Quindi, I agree. giusto per capirci, gli Stati Uniti hanno fatto una mossa troppo azzardata o meno, bannando le importazioni? Ma secondo me era il minimo che noi si potesse fare, dovevamo pure passare al lato a un certo punto. Noi non possiamo dire agli altri siate ferri, siate duri, poi non facciamo nulla, siamo fatti la figura assolutamente da Pulcinella, completamente ridicola. Ossia, no, assolutamente bisognava farlo, secondo me, perché è una situazione assurda in cui noi ci potevamo anche permettere di farlo. Ossia, qui le posso assicurare, io dopo questo banning che c'è stato, queste sanzioni, io esco per strada e qui il mondo non è terfinito, ossia le macchine girano ancora, la gente paga la benzina a 4,70 il galone, che è sempre di meno che quello che costa in Europa. Ricordiamoci che il costo della benzina sale, ma è sempre molto inferiore a quello che può essere in Europa. Dunque l'impatto anche a stipendi, diciamo, che qui sono forse paragonabili a un medio paese europeo, non sono altissimi come alcuni credono, è minore. Secondo me lui, quello che ha fatto Biden, tutto il discorso dei paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, è un discorso molto più complesso e che ci ricollega a tutto un lungo cammino che abbiamo fatto come politica estera. Quando noi siamo svegliati una mattina, abbiamo deciso che bisognava togliere il focus, spostare il focus dall'Europa, alleati tradizionali, e ci dobbiamo mettere sull'Asia, e in più il Medio Oriente c'è caduto anche qui, siamo in mezzo. Allora, grosso focus, il famoso pivot verso l'Asia. Trump, devo dire, a merito suo, perché io riconosco il merito dove c'è, capì che bisognava cambiare rotta e bisognava ripuntare chiaramente sul mondo arabo, a prescindere da qualsiasi giudizio morale che noi si voglia dare sui governi altrui. Questo è estremamente importante. Invece Biden cosa ha fatto? Biden, durante la sua campagna elettorale, fece dei commenti molto duri sull'Arabia Saudita, disse che era uno stato paria, escluso dalla comunità delle nazioni, disse cose terribili e non mi sorprende affatto. A questo punto non lo vogliono vedere. Loro non ci considerano un alleato affidabile. A questo punto dicono: noi stiamo mischiando dei principi che a noi sono cari con la realpolitik. Loro fanno la realpolitik con chi ha ottimi rapporti l'Arabia Saudita, con il signor Putin. Io li ho visti a queste riunioni del G20, grandi pacche sulle spalle, grandi amiconi con Macron anche. No, no, veramente, brava persona, questi ridono e scherzano insieme. Ossia, questa è la realpolitik, è giusto che a questo punto lui dica: sai, ti dico, tu il tuo petrolio te lo vai a cercare per conto tuo, start drilling, comincia a trivellare. Tu ci hai lasciati qui, in una situazione difficile. Noi stiamo facendo una nostra politica estera, che è anche militare, con la Russia, molto importante. Questo loro si dimostrano alleati affidabili e noi seguiamo un principio estremamente importante, che è la non ingerenza nei paesi, nelle questioni interne di altri paesi, che noi ovviamente con Biden non stiamo facendo. Siamo diventati i grandi apostoli della democrazia. Abbiamo visto i risultati: Afghanistan caput, la Russia che invade l'Ucraina, ossia, no, I don't know where we're going, non so più come andiamo qui, ma loro sono molto più scaltri. Gli Emirati Arabi Uniti, lì c'è un doppio binario, secondo me, che si stanno percorrendo. Da un lato, essi stanno facendo un po' la voce grossa anche all'interno del mondo del Golfo, dei paesi di lingua araba, e dicono: noi vogliamo avere un ruolo forte anche come politica estera e non più essere semplicemente succubi dell'Arabia Saudita. Poi, molto importante, loro vogliono vendere il loro petrolio, dunque vogliono aumentare la produzione. Qui c'è un problema, però, che è molto semplice. Poi parleremo di Khashoggi. Poi è molto semplice: se loro aumentano la produzione all'interno di questo OPEC più, c'è anche la Russia. Allora la Russia dice: sentite, voi volete aumentare la produzione per fare un piacere a chi? Ai nostri nemici, gli americani. Ossia, noi non lo permetteremo. Dunque lì ci saranno delle tensioni. Ma io penso che veramente il problema è che, uno, non si fidano più degli Stati Uniti come alleato affidabile, il Pivot to Asia, non si fidano della nostra politica che vuole mischiare dei principi costituzionali con la politica estera, è focalizzata su principi e non su obiettivi in comune da raggiungere, tipo joint venture, e dicono: francamente, a questo punto io mi devo proteggere. Ecco, ultimissima domanda perché dobbiamo lasciarci. Vedo il petrolio Prego. oggi al rialzo, però molto più moderato rispetto a qualche ora fa. I movimenti sul mercato, a prescindere adesso se petrolio e gas, anche se per carità sottolineiamo sempre che sono due mercati molto diversi, però i movimenti ci indicano che si tratta di una pura speculazione a causa del conflitto in Ucraina o invece problemi fondamentali? Allora, parliamoci molto chiaro qui: il petrolio c'è,
Ossia, nessuno, non ho ancora sentito una persona che mi dice: guarda, non riesco a comprare petrolio. Il petrolio c'è, questo è un discorso di divergenza tra i futures e il mercato fisico a questo punto. Ossia, io non dico che ci sia una superabbondanza di petrolio, ma dal punto di vista della disponibilità teorica non siamo molti diversi da dove eravamo 3 settimane fa. Io la lascio lì. Secondo me non c'è questa grossa, questo panico a livello del fisico. Il fisico c'è, parliamoci molto francamente, il famoso petrolio russo, ossia questo verrà comprato. Dicono che c'è questo sciopero dei compratori, io lo vedo di più come una situazione molto complessa lungo la catena di valore, perché ci sono non solo i coloro che utilizzano il petrolio, per esempio, per raffinarlo e quelli che lo vendono, ma ci sono tutte le stappe intermedie del trasporto, dell'assicurazione e così via. Allora, io credo questo. Nel momento in cui vengono chiarificate le sanzioni, molto importante, chi può fare cosa, dove e quando, si viene chiarificata la questione se ci sono le sanzioni secondarie, per esempio, che non si applicano solamente a miei americani o anche per esempio ad altre società all'estero che commerciano con gli Stati Uniti, dunque vengono estese anche a loro. Finché questo non viene fatto, e questa sarà la manovra decisiva, secondo me il petrolio russo troverà degli acquirenti. Secondo me loro riescono a vendere anche il 50%. Il mercato lo sta già scontando e secondo me il mercato si sta svegliando dicendo: questo è un prezzo molto alto, intendiamoci, non è basso, confronto a quello che abbiamo visto prima, questo è chiaro, però sapete che vi dico, qui il petrolio c'è. Secondo me non va ancora a 120, a 140 molto rapidamente, a patto che non ci sia veramente una conflagrazione totale in Ucraina. Ecco, questo punto era altrettanto importante. Gian, ultimissima domanda. Oggi Prego. la BCE si è dimostrata un po' più falco del previsto, forse con l'annuncio di, diciamo, la fine degli acquisti titoli di Stato nel terzo trimestre del 22. C'è una diminuzione molto, in questo caso, molto passo dopo passo, da 40 a 30 miliardi a 20 miliardi. Ecco, che cosa dobbiamo attenderci della Fed? Cioè, ripeto, BCE più falco del previsto, più falco di quello che si aspettavano i mercati, perché il PEP comunque termina a marzo. No, il Fed termina a marzo, è finita, e lì è finita questo discorso, effettivamente. Qui il QE, io non vedo assolutamente ragione di fare ancora il QE, secondo me dovevano interromperlo anche prima, perché non fa altro effettivamente che tenere artificialmente bassi i tassi ed alimentare ulteriormente speculazioni ed inflazione. Questo deve finire. Il vero discorso obbligazionario sulla Fed non sarà più comprare le obbligazioni, ma venderle. Ossia, questo, il bond story sta cambiando qui. Dal buying al selling, e secondo me loro quello che faranno durante la prossima riunione discuteranno ancora di questa questione della riduzione del loro bond book, delle obbligazioni in portafoglio, e vedremo una spinta in questo senso. Io vedo una Fed che è decisa, vedo una Fed che è decisa, l'asse che si sposta, tutte le dichiarazioni che hanno fatto prima del blackout period sono qua, bisogna andarci più forte, questa è un'economia robusta, combattere l'inflazione. Tutto lì il discorso, io non ti posso dire faranno 4 volte, 5 volte, 6 volte, ma sicuramente questi non si fermano e siamo all'inizio di una nuova time series. Qui noi non torneremo, a parte che non ci sia veramente la terza guerra mondiale, che tutti vorremmo evitare, ai tassi zero. Gian Erkans, capo economista Tigress FP, grazie come sempre, alla prossima e buon Prego. lavoro. Grazie, una grande gioia, grazie di averla.